Dopo la categoria femminile si è concluso il torneo interfacoltà seconda edizione, anche per quel che riguarda la categoria maschile, tanto successo, tanti presenti al centro sportivo Orama e anche la premiazione. Sì, è stata una giornata molto importante, che è conclusiva del torneo di interfacoltà seconda edizione del 2023. In merito a oggi c'è stata la finale, quella maschile, di cui ha vinto la compagine chiamata di studenti misti Borussia Porcmund. E dopo di questo abbiamo fatto le premiazioni. Una serata per stare insieme anche con un DJ set alla fine. Sì, questa è una serata conclusiva degli sport, che dopo ovviamente si approda all'estate per le vacanze, come abbiamo fatto l'anno scorso, stessa situazione con atmosfera, così diamo la possibilità a tutti i partecipanti, studenti, di divertirsi, e questa è una bella cosa, perché chi ha collaborato anche nella compagine del centro sportivo, e questo posso ringraziare a tutti i collaboratori, posso anche dire i nomi, Alberto, Paolo, Riccardo, che si sono spesi a tutta quanta l'organizzazione. Va bene così. Il bilancio del CUS Unité sempre in positivo, ma ci sono comunque le finali a Camerino. Sì, certamente sì, sempre in positivo. Un po' un amaro in bocca che quest'anno non siamo riusciti, come l'anno passato, di entrare con le finali a squadre nelle Final Eight, però quest'anno abbiamo una compagine di atleti individuali che porteremo l'atletica leggera e il karate.